Ci stiamo avvicinando sempre di più al 1° luglio, a questa data storica per Piacenza che vedrà la partenza di una tappa del Tour de France. Ne parliamo con la pluricampionessa Giorgia Bronzini, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, tu naturalmente per anni sei stata nel ciclismo di alto livello vincendo tantissimo. Cosa significa organizzare, ospitare, insomma, la partenza di una tappa così importante? Innanzitutto faccio i complimenti al sindaco e alla sua giunta per aver accolto questa proposta e questa manifestazione a braccia aperte, e si sono impegnati tantissimo per avere la meglio probabilmente su altre città che volevano questo evento che capitasse a loro, quindi i miei complimenti innanzitutto. E poi credo che per Piacenza sia veramente, la città dovrebbe sentirsi onorata che una delle manifestazioni più importanti al mondo sportiva abbia deciso di scegliere Piacenza. Cosa significa il Tour de France per questo sport? Ma il Tour de France è visto sempre come la manifestazione più importante del ciclismo, probabilmente per la sua storicità, e quindi è come dire, è un po' come è meglio di un'Olimpiade, di un Mondiale per il ciclismo, quindi tutto quello che hanno costruito intorno al Tour. Infatti non per questo prima è iniziato il Tour a fare la partenza in sedi differenti dalla nazione che poi ha il clou delle tappe, no? Anche il Giro d'Italia negli ultimi anni è partito da altre nazioni e quindi hanno preso un po' spunto dal Tour de France per rendere comunque la manifestazione sempre più internazionale. Come sta il ciclismo in questo presente? Diciamo che è un ciclismo un po' estremizzato dal mio punto di vista, molto calcolato, ai minimi dettagli, e c'è un po' meno fantasia rispetto a prima. Se devo dire la mia, è più noioso, e cercano in tutti i modi di farlo diventare meno noioso mettendo delle cose più estreme, delle tappe più estreme da far affrontare ai corridori, e questo non credo che sia un bene per il ciclismo, perché sono sempre più rischiose, e anche quando per esempio mettono le parti di gravel dentro a una gara a tappe, per me è una cosa non positiva, perché se mi metto nei panni di uno scalatore che prepara minuziosamente alle salite la sua condizione e tutto, magari viene penalizzato da una foratura o da una caduta perché le condizioni della tappa sono estreme. Quindi buttare via, cioè mettere i corridori nella condizione di poter buttare via tutti i sacrifici che hanno fatto solamente per lo spettacolo, non credo sia una bella cosa. Quale potrebbe essere una via per rendere più vivace e frizzante nuovamente questo sport e smarcarsi da questa tattica che hai citato? Sicuramente accorciare le tappe e non costringere i corridori a stare tutti i giorni 6 ore sulla sella, e quindi se tu le accorci c'è più bagarre, c'è già competizione già da prima di metà corsa. Invece adesso si rischia con gare così lunghe di anche 300 km che i primi 250 km il gruppo passeggia, lascia andare via una fuga che prende fino a più di 10 minuti, e poi gli ultimi 50 km le squadre interessate tirano per andare a riprendere la fuga e giocare sul finale, quindi è molto noioso. Infatti io personalmente non sto 5 ore davanti alla TV a guardare una tappa, invece potrei stare benissimo, non so, 3 ore se la gara, se c'è bagaglio dall'inizio. Questa è sicuramente un'idea molto interessante. Io ringrazio per questa interessante e importante chiacchierata Giorgia Bronzini, che è stata con noi su Radio Sound. Buon viaggio, visto che ti sento in macchina. Grazie a voi, a presto.